Salve a tutti youtubers, Filippo Fiorenza qui. E salve a tutti youtubers, il vostro Filippo Fiorenza qui con una nuova recensione. Oggi parleremo del nuovissimo film L'Angelo del Male, Brightburn, distribuito da Sony Pictures qui in Italia, diretto dal bravissimo e grandissimo James Gunn, famosissimo direttore di Guardiani della Galassia parte 1 e parte 2, che ci introduce in un nuovo genere, in un nuovo film, in una tematica che unisce il mondo dell'horror con quello dei supereroi, facendo uscire appunto Brightburn, film che ci fa conoscere Kyle e Tori, che nel vano e disperato tentativo di diventare genitori, alla fine decideranno di adottare il piccolissimo, il giovanissimo Brandon. Ragazzo, diciamo, normale, normalissimo nelle prime battute del film, per poi rivelarsi essere in realtà un'anima tormentata e anche con un piccolo, piccolissimo segreto molto inquietante. James Gunn veramente è stato bravissimo a inaugurare questo nuovo genere superhero horror, non so neanche come chiamarlo, ma comunque avete capito il senso. Un film che mi ha ricordato dalla trama un po' quella di Superman, i due genitori che tentano di avere un figlio e non riescono, ne trovano uno, e questo poi si rivela essere Superman, bla 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 bla. Ecco, questo diciamo che è il mood del film, però in una versione totalmente rivisitata in chiave horror, che devo dire ha funzionato dall'inizio fino alla fine. Un film non dalla durata eccessiva come siamo abituati purtroppo ad avere, ma in un'ora e venti si riesce a dare tutto quello che questo film ti riesce a regalare, ovvero emozione pura. L'anti-Superman l'ho soprannominato io, è vero. Il ragazzino che ha interpretato Brandon è stato bravissimo veramente. Un ragazzino che sin dalle prime battute del film è stato il classico ragazzino 10-12 anni, calmo, per poi arrivare verso non proprio la seconda metà del film, ma quasi, dove il potere nascosto di questo ragazzino piano piano esce fuori. Un film nudo, crudo, ci sono delle scene di horror non per tutte le durate del film, ma ci sono due o tre scene veramente che io un po' sono saltati in alto. Fatto bene, una scenografia, una fotografia eccezionali. Durante il film vengono anche sottolineati, e forse la parte principale, quelli che sono i poteri di Brandon. Poteri che all'inizio del film sono nascosti, celati, per poi in un certo senso gradualmente crescere, da prendere un trattore e farlo volare via fino al volo, la famosissima scena del volo, in un turbinio veramente di emozioni, per poi concludersi veramente, come ho detto prima, la scena del volo, una scena bellissima tanto quanto è inquietante allo stesso momento. Spero vivamente che non dico che ci sia un sequel a questo film, perché per come è finito il film non mi ha dato l'impressione proprio. Ma secondo me James Gunn nella sua cartucciera qualche idea secondo me ce l'avrà per un sequel. Si concentrerà appunto sulle origini del personaggio, una specie di scopriremo le origini un po' come Krypton per Superman, una cosa del genere. Mi è venuta in mente quest'idea e spero ovviamente che ci siano altri film su questo nuovo genere appunto di supereroe, però in chiave molto horror. James Gunn è veramente stato bravissimo nel, diciamo, inaugurare un genere, questa tipologia di genere, un'idea se si può considerare scontata, però veramente che forse nessuno ci ha veramente mai pensato. Beh ragazzi, che dire, spero che la recensione del nuovissimo Brightburn, L'Angelo del Male, vi sia piaciuta. Ovviamente ringrazio la Sony per aver distribuito questo film in tutte le sale italiane. Noi ovviamente ci vediamo la prossima volta con una nuova recensione. Vi metto qua sotto il link in descrizione ovviamente il trailer. Iscrivetevi al canale, aggiornate la campanellina per tutti gli aggiornamenti del caso. Noi invece ci vediamo la prossima volta con una nuova recensione. Ditemi se anche voi andrete a vedere questo film, scrivete tutto qua sotto nei commenti e ciao!